c'è ancora qualcuno in Italia che sostiene che la cultura è un lusso e che con la cultura non si mangia bene. Per fortuna c'è il 13° rapporto annuale di Federculture che ci dice che il peggio è passato e che quella crisi che stava tenendo tutti quanti noi un po' in stand-by è ormai superata e che anche gli italiani ritornano finalmente a spendere in questo settore. Le famiglie italiane nel 2016 hanno segnato un vero e proprio record, registrando nella cultura uno degli aumenti percentuali maggiori degli ultimi anni, quasi un 3% rispetto all'anno precedente, cioè il 2015. Investendo, e questa parola non la uso a caso, ogni mese per beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura in media 130 euro, vale a dire che ogni famiglia italiana spende circa 1500 euro all'anno per avvicinarsi alla cultura, ovvero per andare a mostre, a spettacoli, visitare siti, monumenti, musei. Il record lo hanno fatto decisamente i musei statali, che arrivano addirittura a 45 milioni di visitatori. Inoltre il dato estremamente confortante è che anche i turisti in Italia sono in continuo aumento e siamo arrivati a quasi 400 milioni con un incremento del 2%. Bisogna anche dire che è aumentata anche la qualità delle offerte. Infatti molte delle nostre imprese culturali si sono date una bella mossa e hanno fatto dei passi in avanti decisamente innovativi. Molti musei hanno rinnovato i servizi, qualcuno ha innovato la produzione. Quasi tutti stanno cominciando a capire che bisogna aprire le porte ai giovani e sembra che anche i modelli di governance finalmente stiano cominciando a svecchiarsi. Qualche problema, come al solito, purtroppo ancora c'è ed è ovviamente a livello burocratico. Non riusciamo ancora, per esempio, ad avere una normativa che definisca esattamente cos'è un'impresa culturale, cosa può e deve fare, ma soprattutto come deve e può essere aiutata nel suo lavoro. Inoltre la cosa bizzarra è che c'è ancora un po' di confusione fra impresa culturale e impresa innovativa. Insomma, come al solito, il legislatore è ancora un po' dietro rispetto alla realtà dei fatti e all'evoluzione delle cose. Ma cosa può fare quindi un imprenditore culturale? Noi operatori della cultura cosa possiamo fare? Sicuramente continuare ad investire su noi stessi e continuare a stimolare questa crescita con proposte di qualità, perché questo è sicuramente il momento giusto per spingere sull'acceleratore, ma anche e soprattutto continuare a mettere la creatività nell'impresa culturale, continuare a creare nuovi modelli di business culturali anche un po' in barba alla arretratezza delle leggi. Giorni fa, per esempio, parlavo con il mio amico Michele sull'impossibilità di creare una piattaforma di crowdfunding dedicata a progetti culturali per l'impossibilità di gestire la cosa dal punto di vista legale. Lui mi ha risposto: beh, che ti importa, la facciamo in Svizzera. Infatti non importa, ormai viviamo in un mondo unico e se il solo modo per portare avanti e realizzare un nostro progetto è farlo altrove, e allora perché no? Dobbiamo in qualche modo costringere la burocrazia ad adeguarsi ai nostri tempi e non rimanere fermi aspettando che qualcosa cambi. Per cui continuiamo a lavorare sodo, con passione e con visione, e mangiamoci ogni giorno questa cultura alla faccia di chi non ci crede.